scuse. La verità mai più nessuna bugia, dovunque ci porterà. Io so che cosa si fa per imparare ad essere se stessi. Devi capire chi sei, devi sapere sempre dove vai e prevedere le tue mosse. Tu come me, in fondo al cuore chiuso troppe porte, credimi tu come me, hai le giornate che sono troppo corte. Non ci fanno sapere niente. Stanno arrivando, grazie a Dio. Finalmente. Chiamo il medico. Perché? Cosa è successo? Dov'è Tony? Non è grave, sta tranquillo. E Sebastiano, che è successo a mio marito? Oh, benito. Chiudi la porta, Tony. 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 Oh, zia. Finalmente. Figlia di Lidia Alfani, buona, amore mio, e di Antonio Gonzalez. Cosa vuoi, eh? Cosa c'è di piccolo? Il nome che abbiamo scelto è Micaela. Buona, tesoro, non fare male. Micaela Gonzalez. Dirmi cos'hai, mamma. Cosa c'è che non va? Non posso vederti in questo stato. Io ho sempre tenuto a te, Micaela. E ti voglio bene, lo sai. Sì, e so che vorresti dirmi qualcosa, ma ne hai paura, vero? Di che si tratta? No, niente. Non c'è niente, davvero. Sono solo un po' depressa. Che cosa nascondi lì? Niente, non è niente. No, su, ti prego. Fa vedere. Lascia stare. Sonia mi ha detto che... Andiamo, mamma, fammi vedere. No, lasciami in pace, ti prego, Micaela. Ti scongiuro, lasciami in pace. Va un po' meglio, nonno. Il nonno è stato bravissimo, sai, papà? È riuscito a salvarmi la vita. Non potrò mai ringraziarti abbastanza per tutto quello che hai fatto. Lascia stare. Non serve che mi ringrazi, Sebastiano. Senza di voi io non sono nessuno. E per amore vostro sarei capace di tutto. Siete la mia famiglia, il mio sangue. Te ne rendi conto, Sebastiano? Puoi arrivare a capire ora come questo vecchio venuto tanti anni fa dall'Italia del Sud, poco più che bambino povero e disperato, abbia cercato di dare un futuro migliore a tutti voi. Mi capisci finalmente, figliolo? Certo, ti capisco. Mi rendo conto di tante cose. Dimmi come ti senti. Bene, però non mi va di andare a letto adesso. Io non sono malato, papà. Certo, so bene che non sei malato, però... Vedi, il letto non serve solo per dormire, ma anche per riposare, per rilassare i nervi. E questo secondo me ti è necessario ora. O vuoi raccontarmi quello che è successo? Hm? Tony, vedi, mi rendo conto che ricordare questa faccenda ti darà molto fastidio, però...
Io devo assolutamente sapere una cosa. Ti hanno picchiato? No. Beh, l'uomo che mi sorvegliava mi stringeva forte le braccia e... se mi comportavo male, mi dava le spinte e urlava. Però no, non mi ha mai picchiato. Bene. Ora dimentichiamoci di questa brutta esperienza. Non devi pensarci più, d'accordo? Sai, il cibo che mi davano era una porcheria. Tutti i giorni c'era minestra di riso con un brodo schifoso. A pranzo e a cena solo quel riso. Guarda, d'ora in poi potrai mangiare tutto quello che vorrai, eh? Papà, io avevo tanta paura. Amore. Tesoro, è tutto passato. Quell'uomo però aveva anche una pistola. Diceva che se mi comportavo male mi avrebbe ucciso subito. Ascolta, raccontami tutto quello che ti ricordi. In quali altri modi ti ha minacciato? Beh, un giorno ho sentito quell'uomo che diceva a un altro: vedrai che questo ragazzino prima o poi dovremo farlo sparire. E ero io il ragazzino. Ascolta, ora sta a sentire. Vorrei che tu lo facessi come un favore a me, d'accordo? Se adesso vai a dormire, domani mattina sicuramente no, starai... Non mandarmi a dormire. Ma dai, te l'ho chiesto per favore, cucciolotto. No, papà. Se dormo farò dei brutti sogni, lo so. Ho paura di addormentarmi e non svegliarmi più. Papà. Dimmi, amore. Se quell'uomo mi avesse ucciso sul serio, magari avrei rivisto la mia mamma, no? Beh, vedi... la mamma ti è comunque accanto, anche se tu non la vedi. È lei che ti ha protetto. E secondo me è felice di sapere che sei ancora con noi. No, non lasciarmi solo, papà. Se non resti con me, io ho troppa paura. Oh, andiamo, Tony. Paura di cosa, eh? Qui non può succederti nulla. Anche in casa del nonno hai paura. Non so, il nonno mi ha salvato la vita, papà. È così, figliolo. Sono angosciata per te, Benito. Ci mancava solo questa. E adesso spero che mi farai la cortesia di dar retta al medico, qualsiasi cosa dica. Intanto non dovresti stare seduto qui, lo sai. Dovresti essere in camera tua e nel tuo letto ben coperto. Ma tanto tu fai sempre come ti pare, non ti si può dire niente. Da qui posso seguire i miei affari, se non altro. No, tu devi stare tranquillo. Non hai sentito cosa ha detto il medico? Le ordino riposo assoluto. Hai perso un'enorme quantità di sangue. Oh, oh mio Dio, aspetta un attimo. Vado subito a chiamare il medico. Deve essere no, qui fuori. No. Ah, ma certo, bisogna sempre fare quello che dici tu, vecchio testardo. È già passato. Mi sento meglio. Comunque, tutta questa storia per me è una follia assoluta. Avresti dovuto farti ricoverare in clinica senza continuare a correre inutili rischi. Ricoverare, vero? E dove, Leonora? Avanti, non essere così ingenua. Non è un graffio, quelli mi hanno sparato. Anzi, speriamo che questo medico tenga chiusa la bocca. Una compressa ogni 6 ore è un antibiotico per evitare qualsiasi tipo di infezione. E se ha dolori, fategli questa iniezione di analgesico. Sono molto efficaci. Perché crede ci sia questo pericolo? Beh, naturalmente avrei preferito curarlo in un luogo idoneo. Comunque suo nonno è un uomo forte, signora. Se non insorgono complicazioni, in un paio di giorni dovrebbe star bene. E Tony? Il bambino, fortunatamente, non ha subito danni seri, a parte lo spavento. Ha sofferto una grande tensione, certo. Ma niente che non si possa risolvere con il vostro affetto e una certa dose di tenerezza. Lily, vieni, andiamo a casa. Tony dice che non gli va di restare qui senza di me. Papà, io ho paura. Tony, mi dai un bacio? Ho tanta paura, zia. No, tesoro. Nipotino. Quanto tempo ho perso. Io non so amare, Leonora.
Tutti pensano che abbia il cuore di pietra. E invece posso dirti che avrei preferito morire piuttosto che a Tony venisse torto anche un solo capello. No, non so amare. Può darsi che tu non sappia dimostrarlo, il che è molto diverso. Sono solo un vecchio brontolone. Chi è? Avanti. Tony e io volevamo salutarti, nonno. Andiamo a casa. Lasciaci soli, Eleonora. Tony ha qualcosa da dirti, nonno. Volevo solo ringraziarti. E di cosa devi ringraziarmi, piccolo?